Grazie Presidente. Dopo aver sentito gli annunci di Di Maio in occasione del decreto di dignità di aver abolito la povertà per decreto, speriamo di non dover sentire adesso analoghi annunci di abolizione delle crisi per decreto, perché purtroppo la realtà è ben più drammatica di come la si rappresenta e fino ad oggi questo decreto pare adottare più alcune misure tampone che non interventi significativi per risolvere i problemi strutturali che stanno alla base delle situazioni di crisi delle aziende italiane. Ricordiamo che attualmente pendono 160 tavoli di crisi aziendali aperti presso il Ministero e finora nessuno è stato risolto. E nessuno significa che non considero una soluzione neanche la mezza soluzione adottata e annunciata su Whirlpool. Quindi la situazione è da questo punto di vista drammatica. Questo dipende anche da un errore di impostazione ideologica di fondo, soprattutto del Movimento 5 Stelle, a cui si aggiunge ora si aggiungono gli alleati di sinistra. Un errore di impostazione sbilanciato troppo su una visione assistenzialistica e troppo poco su una visione finalizzata a mettere le imprese nelle condizioni di lavorare e di creare occupazione. Quindi servirebbe meno reddito di cittadinanza casuale anche a pregiudicati, spacciatori, delinquenti e più investimenti a sostegno delle imprese che assumono, che creano manodopera qui in Italia e che quindi consentono poi che ci siano dei lavoratori da tutelare con misure più efficaci. Perché se introduciamo misure più efficaci sul precariato, ma non ci sono le imprese che possono dare lavoro, si tratta di misure che intervengono sui principi, ma non sulla sostanza. E allora questo deficit di impostazione ideologica che sta alla base si vede sia nelle soluzioni generali sia nelle misure puntuali e per questo rimango stupito che non sia stato approvato prima l'ordine del giorno del sottoscritto sulla situazione di Elcograf e ancora in questo momento auspico si possa rimediare e si possa approvare l'ordine del giorno sulla situazione della Sardegna. Perché la Sardegna, vedete, ha dei potenziali enormi e finora è stata ampiamente sottovalutata. È evidente a tutti che le imprese italiane, quelle sarde in particolare, hanno un deficit infrastrutturale notevole. Dobbiamo mettere le imprese in condizioni di avere un sistema industriale più solido, un sistema di infrastrutture più efficiente. E devo dire è veramente seria anche la situazione di difficoltà energetica della Sardegna. Queste difficoltà rendono più difficile alle imprese sarde la possibilità di essere competitive sul mercato. I risultati sono quelli che ha illustrato il collega De Idda, cioè anche una emigrazione di tante risorse occupazionali sarde verso il continente. E allora credo che investire su qualcosa di utile e concreto come questo miliardo di euro per potenziare il sistema industriale sardo per delle riqualificazioni ambientali e infrastrutturali sia fondamentale. E quindi, come dicono gli amici sardi, accabadda, basta sprechi sul reddito di cittadinanza, investiamo su energia, infrastruttura e industria.